Credo che il sistema si stia arroccando perché è in estrema difficoltà, e quando un sistema è in difficoltà tende ad arroccarsi, a compiere delle scelte che non ha mai fatto in precedenza. Penso alla rielezione del capo dello Stato, penso alla ghigliottina, penso al terzo presidente del Consiglio di fila, comunque non uscito da un suffragio popolare, alle menzogne su menzogne, le sapete tutte le dichiarazioni che ha fatto ultimamente Renzi, Letta, insomma è davvero da Zelig. Quindi quando il sistema è in difficoltà tende ad arroccarsi, quando vede la fine, quando sente odore di sconfitta definitiva tende ad autoconservarsi, è normale.